Allora siamo passati alla categoria dei senior maschi, abbiamo tre batterie di qualifica per 5.000 metri a punti, passano i primi 8 di ogni batteria, batterie composte da 20 atleti. Quindi, anzi la terza, sono 19 a dire il vero. Romec Argentina e Silva Brasil. Pailaville Valenzuela per il Cile, Feng per la Cina, Ngawa per il Camerun, ma non credo che prenderà parte l'atleta camerunense alla kermesse. Flores per la Colombia, Quintero Martinez per Cuba, Prokop Repubblica Ceca, Rodriguez Gomez per El Salvador, Puela per la Spagna, Tribute per la France e poi Meia per il Guatemala, Choi Hong Kong Cina. Gabriele Cannoni fa il suo esordio a questo mondiale, l'atleta italiano della Menzana, poi Tsusuruya per il Giappone, Ishak Pakistan, anche lui non sarà presente a questa gara, e poi bravo il portoghese Chen, cinese Taipei Springer, United States e Pedres Tigreros, Venezuela. E allora forza Gabriele, dai, anche lui, per lui prima gara in questo campionato del mondo. Non gli hanno lasciato una gara proprio semplice. No, direi di no, che non è una gara forse semplice. La gara più difficile da interpretare, ma lui parte subito aggressivo e mette il piedino. No, non è riuscito, quindi due punti Colombia, un punto Italia e ancora Colombia però, scatenato. Flores va via, forte. Non sono tanti gli atleti che si qualificano. 8, solo 8. È più difficile di quanto sembri. Eh sì. Ora con Pailaville che è andato a prendere i primi punti, anche l'atleta del Venezuela. È un nuovo atleta francese che non conoscevo, Tributa Giovanni, il nome Giovanni. Un po' italiano il nome, sì, direi di sì. E vediamo. Cina Taipei, si guarda indietro. Cannoni. Taglia la curva, si porta avanti, dietro di lui Colombia, poi l'atleta francese Giovanni Tributa. Due punti per Cannoni, bravo. Bene. Fieno in cascina per lui. Quando mancano 14 giri. Gabriele Cannoni, ricordiamolo, è un classe 2002 di Siena, studia all'università. E diverse medaglie mondiali per lui. Lui ama sciare e il suo sogno nel cassetto è la laurea, quindi un ragazzo che comunque investe non solo nello sport ma anche in un suo percorso personale. Intanto dietro sono proprio con i remi in barca, adesso rompe un po' gli indugi United States. Ed è Springer che prova a ricucire il gap, per lui 7 secondi da recuperare, seguito da Feng, poi per la Cina, poi Cina Taipei, Messico,
questa tatticamente è una buona situazione no, per Cannoni, visto che lui i tre punti ce li ha. Ce l'ha, sta lì in sesta posizione, gli altri si spartiranno questi punti dei 10 giri rimanenti e quindi la classifica non dovrebbe poi variare, perché Trubutà altri è già davanti a lui. Esatto, quelli che sono fuori avevano già i punti, quindi non lo impensieriscono. Probabilmente nel gruppo invece dietro ci sono due atleti che sicuramente rimarranno fuori. Eh sì. Adesso proviamo anche a individuare chi sono. Adesso, se ho tempo, vediamo se riesco a farvi questo lavoro. Intanto in testa al gruppo, mentre Matteo cerca di individuare chi sono i due atleti del gruppo che dovranno più di altri darsi da fare. Davanti continuano a spartirsi punti, al momento il francese ne ha 13, 10 il colombiano. Peula presente, il barbuto Peula, lo spagnolo pattinatore d'esperienza, si è fatto trovare pronto battezzando la fuga giusta con il terzetto, ormai che ha mezza pista di vantaggio rispetto al gruppo. Nel gruppo ci sono tre atleti che hanno punti e sono Chen, Cannoni e Bravo. Gli altri ma infatti lo vedevo che era piuttosto agitato, è proprio Springer e Prokop, il ragazzo della Repubblica Ceca, sono loro due che non hanno punti, anche perché sul tabellone dei cronometristi gli atleti a punti in realtà sono 8, se non vedo male. Sì, non hanno punti, e in caso ne avessero uno solo bisogna vedere come arrivano. Esatto, potrebbero giocarsi la qualificazione con l'atleta dell'Argentina, perché anche lui ha un punto. Vediamo. Quindi adesso l'atleta argentino dice: qua è meglio mettermi in sicurezza, vado davanti. Ma siamo all'ultimo giro. Ultimo giro, vediamo. Stati Uniti e Repubblica Ceca si giocano loro in realtà. Allora, Argentina si mette davanti e quindi ad occhio Repubblica Ceca e Stati Uniti saranno loro ad essere eliminati. Solo 8 in finale, non sono tanti, Fabio. No, la gara bisogna far punti per forza e poi anche saperli tenere. Bisogna calibrare lo sforzo per evitare di andare in sofferenza e non riuscire più a tenere il ritmo imposto dal gruppo. Come hai visto, gli avvicinamenti sono continui e quindi bisogna imparare a dosare bene il gas e scegliere il momento giusto. E allora in questa batteria ritorna in pista il buon Daniel Niero, l'atleta dell'aeronautica. Sono partiti, vediamo
E subito Jason Suttle, Beggio, prima posizione per lui, seguito dall'atleta spagnolo Taibo Miguel Manuel, grande protagonista anche lui questa mattina, bellissima gara. Ugniero Guardingo aspetta di vedere come si muoverà Jason Mantilla, Juan Mantilla, campione mondiale della gara d'eliminazione questa mattina. Livio Wenger l'anno scorso ha sfiorato il podio, grandissima tattica per lui, ricordiamo che corre da solo e una gara del genere avere un compagno aiuta molto. Una bella stoccata di Taibo, vuole andare via con Jason Suttle che dice se tu vai io ci sono, però Taibo non c'è più e Jason continua da solo. Taibo ha deciso di rallentare, 19 giri da percorrere ancora tanti. E allora dietro è Morris, atleta della Gran Bretagna, Samuel, che si prende un punticino. Daniel adesso prova lui l'azione. Attenzione a questa che potrebbe essere già un'azione decisiva, perché c'è Boneman Nils per la Germania, Mantilla, Juan Mantilla per la Colombia e il nostro Daniel Niero hanno 2 secondi di vantaggio sul gruppo che adesso reagisce, è l'atleta messicano. Abbastanza... No, portoghese, scusate, non messicano, è Marco Lira. Coraniero che va a prendere punti. Intanto davanti martellano, 17. Quando giri a 17, sai Fabio, non è facile anche per quelli dietro ricucire, anche se ci fosse accordo, perché è un ritmo veramente sostenuto. Come dire, più di quello non puoi fare, no? No. Il problema è che se lo mantieni a lungo. Beh, ora Daniel Niero vuole sembra, strafare. Sì, anche lui credo sia uscito molto innervosito sicuramente dalla gara di stamattina, forse anche dispiaciuto, pensava di poter giocarsela per qualche medaglia, quindi grande voglia di fare ora per l'atleta dell'aeronautica militare cresciuto nelle file dello Scaltenigo di Venezia. Intanto ti comunico che si è frizzato sia il cronometro che il conteggio dei punti. Tanto caduta per l'atleta dell'Argentina che esce dalla pista. Tuia Daniel intanto spaccatina, Mantilla, Wegner per loro in palio. Spaccatina col piede in avanti, sì. È micidiale per loro, il traguardo era di meno 10, ora meno 9. Sono i migliori della batteria, sono lì. E ancora Mantilla, Suttle, Wegner, Niero, al quale si è aggiunto anche l'atleta coreano.
Vai Jun Cheleon. Cheleon che ha i numeri svolazzanti, qualche contatto sicuramente. Ah, tu sei benevolo, io ogni tanto vedo atleti che dicono ah, ma com'è che si parte, ma com'è che si mette il numero, no? E magari pattinano da una vita e hanno sempre bisogno di essere guidati, esatto, rassicurati direi più che guidati proprio. Livio Wenger, vedi, si era rialzato nella 1000 subito dopo la partenza, aveva appena finito l'eliminazione, aveva tenuto le energie per questa gara. Sa che in questa gara si può giocare davvero qualcosa di importante a livello di posizioni, quindi ha preferito rinunciare alla 1000, dove difficilmente sarebbe stato uno dei protagonisti. Schottel davanti, Daniel è lì dietro, si è leggermente sfilato, non so se preparerà un ultimo scatto, invece penso di no, le energie, fa bene. Siamo all'ultimo giro. Quindi. A questo punto abbiamo perso un po' i punti. Sì, nemmeno sul tabellone, esatto, non so quanti sono gli atleti a punti. Non sappiamo questi atleti dietro, cosa si stanno, se qualcuno di questi è ancora in ballo per la entrare negli otto. Vediamo, sì, intanto, India, intanto Spagna, Ecuador, l'atleta indiano Lira con guarda che curva che Samuel ha fatto Morris. L'atleta indiano che però poi perde, lo spagnolo torna sotto, va a un bel incrocio di traiettoria questo sprint.